Questi ragazzi hanno voglia di correre, sicuramente hai già in mente un programma. Sì, abbiamo fatto già qualche giorno di preparazione, siamo anche già stati al mare per fare un po' gruppo, come facciamo tutti gli anni. E niente, piano piano ci stiamo avvicinando alle prime partite che contano e si fa un allenamento abbastanza intenso, di un'oretta, un'oretta e un quarto, così almeno diamo intensità a questi allenamenti, diamo una motivazione in più. Questo inizio, diciamo, di preparazione, come l'hai trovato, ragazzi? Ma erano già tutti pronti perché gli avevo già dato del lavoro da fare anche a casa e quindi hanno fatto già delle cose da sé, si sono comportati bene Insomma, quest'anno. fisicamente sono arrivati. Fisicamente sono arrivati abbastanza pronti, non tutti, ma Ci bisogna qualcuno lavorare. c'è da lavorarci un po' di più, sì. Anche perché questa qui è un'annata, come dire, particolare Particolare, per voi. sì, è un'annata Dopo diversa un da tutti anno e quegli altri mezzo. anni passati. Si sapeva, che era così. È E una cosa da. adesso, per quanto riguarda le sedute di allenamento, come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati, siamo un bello staff, abbiamo diverse persone che ci seguono, insomma, non sono da solo, siamo 4-5 persone, quindi ci dividiamo anche I in compiti, gruppi, i insomma. compiti, facciamo varie esitazioni, Ma ma come gli allenamenti? soprattutto li facciamo giocare a pallone perché è la Ma cosa più importante. è quelle che vado dopo un anno e Sì, mezzo, ci credo. perché il pallone non manca mai, si fa tanto pallone. Ma le sedute di allenamento adesso in questa prima fase come sono? Mattina e Abbiamo pomeriggio? fatto mattina pomeriggio soltanto di ieri mattina, insomma ieri Sabato e domenica, domenica, sì. insomma. Poi dopo la gente lavora, quindi È non è giusto. possibile farlo. Si rifarà a fine settimana, sabato sicuramente, e domenica penso sarà una giornata libera se tutto va bene. Grazie, Insomma. allora. Prego, prego.